Buongiorno e buon giovedì a tutti. Vogliamo come sempre mettere la nostra vita e tutto ciò che faremo, le nostre famiglie, quanti portiamo nel cuore, sotto lo sguardo misericordioso di Gesù. E vorrei iniziare questa preghiera con le parole del Salmo 32. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Vorrei che la nostra vita fosse davvero un canto di lode al Signore. Tutto ciò che noi facciamo possa essere un inno di bellezza. E perché no? Cantare anche durante le nostre giornate. Conoscete qualche canzone bella di Gesù, della Chiesa, della Madonnina, alla quale siete legati in modo particolare? Ecco, oggi cantatele queste canzoni, cantatele e dedicatele a Gesù e alla Madonna. Cantate, non abbiate paura di far sentire la vostra voce, anche se stonata. E poi il Salmo conclude così: tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Ricordatevelo sempre, tutto è dono, tutto è grazia, tutto discende dal cielo, dal Signore nostro Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nell'augurarvi buona giornata, vi ricordo come sempre gli appuntamenti del giorno alle 14:50 alla Coloncina e alle 17:20 il Santo Rosario. Vi saluto, vi abbraccio, vi voglio bene. Ciao a tutti!